abbiamo citato l'articolo del credo. Credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, per cui credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, Signore nostro Salvatore. E abbiamo spiegato i termini Gesù, Cristo, Signore, Salvatore, quattro punti interessanti. Ci siamo fermati, se ben ricordo, al primo termine Gesù, poi abbiamo spiegato Cristo o Christos. Abbiamo detto che Gesù ha due radici, cioè Yahweh salva, Yahweh salva, Yeshua, che nella forma più abbreviata è Yeshu, Gesù. Con questo nome fu chiamato fin dall'inizio, dice l'angelo a San Giuseppe. Era un nome comune in Israele, ma qui assume un significato particolare perché l'angelo dice egli salverà il popolo dai suoi peccati, cioè Yahweh salva, l'opera della salvezza è annunziata in tutto il Vecchio Testamento. Abbiamo detto la potenza del nome di Gesù, davanti a cui si piega il cielo e la terra e tremano gli inferi, il regno cristologico della lettera ai Filippesi. Non ritorniamo più su questa lezione. Poi abbiamo spiegato Gesù Cristo, che anticamente era detto Gesù il Cristo o Christos, che poi fu abbreviato, la O il cade e diventa Gesù Cristo. Nei testi più antichi è Gesù il Cristo oppure Gesù chiamato il Cristo. Poi abbiamo detto, non ripetiamo quelle che abbiamo detto l'altra volta sul nome di, sull'apparativo Cristo, poi Signore. Signore è un titolo molto importante perché Signore nel Nuovo Testamento si intende Gesù, per l'equivalenza che ci sta tra Yahweh e Gesù. Gesù è la rivelazione di Dio. Dio sulla terra si rivela in Gesù di Nazareth. Per cui Gesù di Nazareth è la visualizzazione di Dio. In lui risiede la pienezza di Dio. Filippo, Filippo, chi vede me, vede anche il Padre. Gesù si identifica col Padre, per cui Gesù è la visibilizzazione di Dio. Dio è accessibile in Gesù ed è visibile in Gesù. E quella che opera Dio, Dio lo opera in Gesù e attraverso Gesù. E Gesù, nella persona del Verbo, è Dio lui stesso, per cui quello che fa il Padre lo fa anche il Figlio. Ecco perché Gesù è Signore, il termine classico con cui viene identificato Gesù Signore, che significa Yahweh, è quello delle lettere ai Romani, capitolo 10:9. Se tu crederai con il cuore che Gesù è il Signore e lo professerai con la bocca, sarai salvo. Perché? Perché sta scritto, chi invocherà il nome del Signore sarà salvo. E allora, se invocando il nome del Signore, l'Antico Testamento, Abacuc, tu sei salvo, e allora
chi invocherà il nome di Gesù, Signore, sarà salvo. Dove Gesù e il Signore sono la stessa cosa. C'è equiparazione tra Gesù e il Signore. È salvo chi invoca Yahweh ed ugualmente è salvo chi invoca Gesù, perché Yahweh è in Gesù. E nella accezione comune delle epistole e anche dei Vangeli, quando si parla di Gesù e si chiama Signore, quel Signore è sempre Gesù, non è il Padre. Quando noi diciamo il Signore, non intendiamo il Padre, ma intendiamo Gesù. Oppure il Signore, dove sono le tre persone santissime, la Trinità. Ma in senso specifico, il Signore è Gesù. Noi concludiamo le preghiere liturgiche con questa frase, che viene le preghiere della liturgia, sono rivolte al Padre e si concludono per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Quel termine nostro è molto importante, perché Gesù sì è tuo Figlio, ma il Signore nostro appartiene all'umana schiatta, appartiene all'umanità, è il Signore nostro, è il Dio nostro. Per cui tuo padre non può dire di no a tuo figlio, perché tu sei Dio, tuo figlio è Dio. E allora è bello pure il classico testo di Gesù stesso, quando davanti all'assemblea degli scribi, farisei, sadducei, dice il Signore, il mio Signore, siede alla mia destra. Chi è questo Signore? Dice il Signore, Yahweh, al mio Yahweh, siede alla mia destra. Non può essere David, ma intanto è figlio di David. E allora chi è questo? Non è altro che il figlio sì di David, secondo la natura umana, ma Yahweh, dice il Signore, al mio Signore, siede alla mia destra, o sia in posto di riguardo accanto al mio trono. Per cui Yahweh dice a Gesù, siede alla mia destra, e questo Gesù viene chiamato Signore come Signore il Padre. Ed è Gesù su questa frase che rivendica il suo titolo di Dio davanti alla Chiesa ebraica. Come mai allora David, la scrittura dice il Signore al mio Signore, quel mio Signore sono io. Adesso dovremo un poco completare quanto dicevamo, e cioè Gesù, il Cristo, Signore, Salvatore. Per noi carismatici è importante questo titolo Signore, perché è il nostro motto, Gesù è il Signore, perché viviamo nella Signoria di Cristo, lo proclamiamo Signore della nostra vita, Signore personale, che significa che Lui comanda e noi ubbidiamo. Noi viviamo sotto la Signoria di Cristo. Gesù non amò chiamarsi Signore, però nell'ultima settimana della sua vita preferì il nome di Signore. Abbiamo diversi testi, ricordate il testo quando Gesù manda a sciogliere l'asinello, e se vi diranno con quale autorità scioglie questo asinello, direte così, il Signore ce lo ha comandato. Per cui Gesù dice, se vi domanda il padrone dell'asina e dell'asinello con quale autorità stai pigliando questo asino e questo asinello, dice, il Signore ce l'ha detto.
per cui Gesù si proclama Signore. E qualche giorno dopo, l'indomani, quando lava i piedi dei discepoli, poi siede e dice: voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Ora, se io, Maestro e Signore, lavo a voi i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi. Ecco, Gesù si proclama Signore. Si proclama Signore davanti al Sinedrio, si proclama Signore proprio nell'ingresso di Gerusalemme, si proclama Signore quando si lava i piedi dei discepoli, ossia nell'intimità della sua intima, nell'intimità della sua famiglia, cioè degli apostoli e dei discepoli presenti. Per noi è il Signore, Gesù il Signore. L'ultimo termine, Salvatore. Salvatore, ne abbiamo parlato lungamente lunedì sera, e adesso abbiamo abbreviato un poco, forse è mancata a voi qualche lezione, l'abbiamo così accorciata, per essere allineati anche con l'altro gruppo serale. Parliamo allora dell'ultimo termine, Salvatore, Gesù, il Cristo, Signore e Salvatore. Oggi l'eresia più grande che abbiamo in questo mondo contro Cristo è di ordine soteriologico. Però questo errore soteriologico, sotere significa salvatore, presuppone anche un errore cristologico, perché il mondo moderno rifiuta Cristo. Rifiuta Cristo Dio, Cristo Signore, Cristo Salvatore. Soprattutto rifiuta Cristo Signore e per conseguenza Cristo Salvatore. Questo processo di rifiuto nell'epoca moderna è incominciato con la Riforma. Il processo ha diverse tappe. Fino al tardo Medioevo, tutta la vita era accentrata in Dio, tutta la dottrina, tutta la scienza era accentrata in Dio. Per cui abbiamo un'epoca teocentrica, la dottrina è teocentrica, tutto è verticale verso Dio. Ma con il primo umanesimo l'asse si sposta e l'attenzione viene dirottata sull'uomo. È vero che anche oggi questa tendenza si afferma nei documenti pontifici, però si afferma per rilegare l'uomo a Dio, suo creatore. Comunque, quando si manifestò questa tendenza, si manifestò con l'intenzione di sganciare l'uomo dal suo mondo in cui viveva, per affermare che l'uomo deve fare da se stesso, deve esaltare se stesso. Per cui l'attenzione da Dio viene così dirottata sull'uomo. Ecco allora il primo umanesimo, ossia nel 500, tutto il 500, è l'età degli umanisti, l'umanesimo nell'arte,
umanesimo nella politica, umanesimo nella società, umanesimo nella dottrina. Il popolo continua ad essere sempre religioso, perché al popolo queste innovazioni dei filosofi, degli antropologi, arrivano dopo secoli e secoli. Comunque la prima avvisaglia incomincia col primo umanesimo, gli umanisti, i quali affermano l'uomo. Però con questo processo subdolo, progressivo, cioè non è che negano Dio, no, se leggete anche i grandi i grandi maghi, diciamo, filosofi maghi del 500, 600, sempre hanno Dio in bocca, però affermano il potere dell'uomo. E allora incomincia questo processo a tre tappe. Prima tappa, c'è il rifiuto della Chiesa. Rifiuto della Chiesa, perché la Chiesa ha il suo magistero imperniato su Dio, ha il suo corpo di dottrina, cioè fino allora tutta la dottrina, anche quella, diciamo, laica, era tutta centrata sulla dottrina cristiana. Non c'era divisione tra dottrina laica e dottrina sacra. Tutto era sacralizzato. E tutto faceva capo al magistero della Chiesa. Gli scolastici, per esempio, avevano il monopolio della dottrina. E allora si cominciò a dire: noi accettiamo Dio, noi accettiamo Cristo, ma non accettiamo la Chiesa. La Chiesa istituzione, la Chiesa come organo creato da Cristo, ma non è stato creato da Cristo. Ma rifiutiamo il magistero della Chiesa, il corpo dottrinale della Chiesa che ci tiene ingabbiati, noi vogliamo affermare la nostra identità umana. Per cui c'è il rifiuto della Chiesa. E allora Dio sì, Cristo sì, ma Chiesa no. Coincide questo periodo con la riforma, i protestanti, i quali mantengono Cristo, mantengono Dio, però Chiesa no. Si separano dalla Chiesa, si ribellano dalla Chiesa, però questo processo di ribellione si innesta in tutta la dottrina, in tutta la filosofia, per cui nasce così una filosofia positivista, illuminista poco dopo, in cui si afferma l'uomo e c'è rifiuto dalla Chiesa. E allora Cristo sì, Dio sì, ma Chiesa no. La riforma protestantica è l'esemplare più appariscente di questa separazione, di questo rifiuto dalla Chiesa. Ma rifiuta la Chiesa che si comunica a tutta la scienza laica. Adesso comincia a nascere il laicismo. Il laicismo, allora anche la medicina era sacra. Cominciano i primi trattati in cui c'è una diversificazione dalla posizione sacra della medicina e così di tutte le altre discipline. Fino allora tutti i libri scientifici di fisica, di matematica, di tutte le discipline che noi abbiamo umane, erano scritti in latino. Si parlava in latino, anche quando si parlava in italiano, però siccome quello era
la lingua della Chiesa, tutte le scienze venivano così scritte in latino. Tutti i grandi autori fino a 500, 600, 700 scrivono in latino. Ma poi avviene lo sganciamento. E allora, prima tappa, Dio sì, Cristo sì, Chiesa no. Nasce l'illuminismo, positivismo, e già andiamo al secondo umanesimo. Col secondo umanesimo, 700, e diciamo i primi dell'800, ecco che c'è un'altra tappa. Dio sì, Cristo no. Perciò. E allora si nega la Chiesa, Cristo no. Dio sì, l'accettiamo, ma Cristo no. Cristo è un uomo, il più grande degli uomini, ma non è Dio, non è figlio di Dio. Lo accettiamo come un innovatore, come un grande uomo, ma non deve farsi Dio, Dio ce n'è uno. Per cui noi accettiamo Dio, ma non accettiamo né Cristo né la sua Chiesa. Per cui Dio sì, Cristo no. Per cui le decisioni sono su due: Chiesa no, Cristo no, Dio sì. Andiamo alla fine dell'Ottocento, Novecento e i primi di questo secolo. E così afferma il marxismo, si afferma così l'ateismo, comincia a potersi l'ateismo, e allora ecco la terza tappa: Chiesa no, Cristo no, Dio no. Ecco, cioè marxismo, ateismo negano Dio. Religione sì, perché la religione è una componente dell'uomo, e allora non possono negare il senso religioso. Ecco, allora noi abbiamo Chiesa no, Cristo no, Dio no, religione sì. Ma quale religione? Una religione vaga, una religione di una divinità che sovrasta all'uomo, al principio. I massoni, per esempio, ammettono il grande architetto, colui che governa l'universo, ma non ha i connotati del Dio cristiano. Però negli ultimi anni, cominciando il secolo scorso e i primi anni del secolo nuovo, del secolo XX, quello in cui viviamo, siamo agli sgoccioli, ecco che si comincia a profilare una nuova ondata in cui si dice: ma chi è questo? Quale religione noi proclamiamo? La religione della divinità, ma quale divinità? La divinità siamo noi siamo Dio. Per cui alla religione si sostituisce la religione dell'uomo, e siccome nell'uomo c'è il desiderio di diventare Dio, ecco allora che nasce la nuova religione. Al posto della vecchia religione nasce la nuova religione, la religione dell'uomo che è Dio. L'uomo si mette al posto di Dio.
e il trionfo di Satana, il quale aveva detto ai nostri progenitori: sarete simili a lui, sarete Dio come lui, conoscitori del bene e del male. Voi direte ciò che è verità e ciò che non è verità, ciò che è bene e ciò che non è bene. Dio è l'uomo. L'uomo è così, è una scintilla divina. Deve scoprire questa scintilla divina dentro di sé, questo Dio che egli è, perché il Dio che io sono è il Dio dell'universo che esiste in tutti gli uomini. Dio è uno, io sono Dio. Sono io che proclama ciò che è vero, sono io che proclama ciò che è bene. L'espressione più concreta di questa nuova posizione, della nuova religione, sono le nuove sette. Perché nascono queste nuove sette? L'uomo col materialismo, che ha dato luogo all'edonismo, è arrivato giù e ha sperimentato il fallimento. Fallimento del marxismo, fallimento dell'ateismo, fallimento dell'edonismo, con tutto il piacere, il potere, l'avere, l'uomo non ha trovato più la sua felicità. Non ha trovato quello che cercava, non si è affermato. Ma nell'uomo rimane la tendenza verso Dio. E allora vediamo un po' se possiamo riprendere la via dello spiritualismo per aprire una nuova via all'uomo, superare la morte, superare l'infelicità, superare la malattia, perché il grande assillo di oggi per l'uomo moderno è: che cosa succederà dopo la morte? Si cercherà di superare la morte. L'uomo di oggi è assillato da tante e tante malattie. Vediamo come si possono superare le malattie. Nuovi metodi per superare la malattia, per riequilibrare l'uomo. Per cui le nuove religioni, le nuove sette, concordano in questo: che l'uomo è Dio e l'uomo è il salvatore di se stesso. L'uomo non è un peccatore. Tutto quello che c'è in lui, o il male morale o il male fisico, tutto ciò che c'è nel mondo di male è una disarmonia. Bisogna riscoprire le energie, riequilibrare le energie, e allora l'uomo recupererà la propria salute. Tutta la medicina olistica integrale, per cui l'uomo deve curare se stesso, non ha bisogno del medico, della medicina ufficiale. Nascono così tutte le scuole esoteriche di medicina. Il rapporto non è più tra l'uomo e la medicina, ma è tra l'uomo e l'operatore, il medico, il quale convoglia la sua energia nell'ammalato e così cura l'ammalato, per cui l'uomo scopre se stesso e le proprie energie mediante l'aiuto del medico, e così riequilibra se stesso e trova il rimedio a tutte le malattie. Tutte le malattie hanno un rimedio unico, un rimedio che consiste nell'energia, poi applicato in diverse maniere, poi potremo questo vedere in un'altra sede.
La morte, come si fa a superare la morte? La morte esiste. E allora, ecco, l'uomo deve essere portato a livelli di coscienza superiori. L'uomo non muore perché si reincarna. Già è morto ed è risorto l'uomo. Per cui c'è tutto una dottrina nuova. Il peccato, ma quale peccato? Peccato non esiste. Sono invenzioni della Chiesa. Peccato non esiste. L'ordine morale, ma non esiste l'ordine morale, lo stabilisco io. Ecco, c'è il relativismo etico conseguente al relativismo teorico. È vero quello che io dico che è vero. È falso quello che io dico che è falso. Ed è bene ciò che dico che sia bene. È male ciò che io dico che è male. Tutto ciò che mi fa bene è bene, anche che è male per gli altri, ma per me è bene. Tutto ciò che per me è vero e per gli altri fatti, per me è vero perché per me è verità. Abbiamo un colloquio, è un testo classico, un colloquio che avviene in Scientology, mi pare, o nella l'altra setta, siete appartenuto alla New Age, del Reiki. Comunque il maestro domanda al discepolo: il diavolo esiste o non esiste? E il discepolo risponde: per chi ci crede esiste, per chi non ci crede non esiste. E la affermazione è ugualmente vera. Hai detto bene, dice il maestro, però il maestro è un maestro asceso, sarebbe uno spirito guida, è una seduta medianica, una seduta spiritica. Viene riportato che sulla spiritica, allora il maestro asceso dice al discepolo nella seduta: è verità che il diavolo esiste se tu ci credi, ma perché non ci credi è verità che non esiste, perché la verità è relativa. Ecco l'affermazione: la verità è relativa. Esiste Dio. Se tu ci credi, esiste, è verità. Ma se tu non ci credi, non esiste. È verità che non esiste. Per cui la verità non è più oggettiva, ma è soggettiva, il soggettivismo teorico. Siamo nelle grandi aberrazioni, nei grandi errori che sono adesso in voga. Così il bene. Per esempio, un adulterio, per me è un bene, per l'altro, per me è un male, secondo che tu lo consideri bene o lo consideri male. Se è un'affermazione della mia personalità, se io in questo adulterio mi affermo, fermo me stesso, per me è un bene. Se tu credi di far male, per te è un male. Per cui abbiamo il relativismo teorico, il soggettivismo teorico e così anche il soggettivismo pratico, il relativismo pratico oppure etico. Vedete quali sono le conseguenze. Del resto, chi stabilisce il vero, chi stabilisce il bene, sei tu. E siccome tu sei Dio, tu sei padrone di stabilire il vero e il bene. Ho sentito una mamma che aveva avuto un colloquio in questi giorni con suo figlio. Non era uno tanto, pure via,
E il figlio diceva, ma Dio sono io. Mi hanno detto che Dio sono io. Dio è dentro di me. Per cui faccio quel che voglio. Tu è inutile che tu mi vieni a dire questo si fa, questo non si fa. Lo stabilisco io quel che bisogna fare. Se mi conviene, lo faccio. Se non mi conviene, non lo faccio. Non mi dire questo è bene, questo è male. Io devo dire la mia convenienza. Ma Dio non vuole. Qual è Dio? Dio? Dio sono io. Dio è dentro di me. Sono io Dio. Questo viene insegnato nelle scuole. Perché la New Age, adesso parliamo della New Age, è una dottrina, un complesso di dottrine esoteriche che sta invadendo il mondo con un'arte sottilissima. Lo troviamo in tutte le strutture mondane, anche nei prodotti che noi abbiamo, troviamo la New Age che si ramifica in tante sette, in tante e tante pratiche, in tanti e tanti prodotti, e che sta invadendo il mondo, sta invadendo le scuole, manipola la mente dell'uomo, del fanciullo. Ci sono le scuole di New Age, ma senza che noi ce ne accorgiamo, sono delle idee che vengono così comunicate attraverso i media, attraverso la stampa, i giochi, tutti i mezzi possibili e immaginabili per creare una nuova mentalità. C'è la manipolazione della mente, soprattutto dei giovani, giovanissimi. E con questa manipolazione si vuole creare anche dimestichezza con lo spirito cattivo. Se voi guardate le camicette dei ragazzi e delle ragazze con immagini orribili, orribili, perché queste immagini orribili? Che li portano indifferentemente. Se vedete tanti giocattoli che fanno orrore a vedersi, se vedete tanti giochetti macabre, qual è lo scopo? È disinibire la mente dell'uomo dall'orrore verso l'orrido, cioè la mente del ragazzo deve abituarsi all'orrido, al satanico, al male, anzi deve convivere con l'orrido, per cui c'è il cambiamento. Davanti all'orrido non c'è più nessuna reazione, neanche davanti all'orrido morale, uccidere, ammazzare, fa orrore, ma adesso non fa più orrore, ossia viene disinnescato nella mente, nella sensibilità umana, questo sentimento dell'uomo. Perché l'uomo non può vedere ciò che è orrore. L'uomo comincia così ad abituarsi a ciò che è male, a vivere con ciò che è male, in modo da camminare nel male. E poi nelle scuole specializzate ci sono le nuove leve, ben educate, per formare classi, di uomini sovversivi, di uomini satanici, vengono innescate tante, così abbiamo parlato con psichiatri americani, le scuole londinesi, francesi, sono venute lì a un colloquio, e tutte queste pratiche che fanno? Innescano il male proprio, perché manipolano, dissociano il bambino e innestano idee. E i bambini crescono con queste idee, che poi vengono alimentate nelle scuole, vengono alimentate attraverso la stampa, la televisione, perché tutto è in mano a loro. C'è ossia il mondo
è posto sotto il tallone del maligno, sotto l'errore, senza che noi ce ne accorgiamo. E la mentalità cristiana a poco viene scardinata. I giovani di oggi, i giovanissimi, non hanno più una mentalità cristiana, hanno una mentalità nuova, diversa da quella cristiana, per cui non possono più accogliere il messaggio cristiano. Il grande nemico nostro non è più il materialismo, non è più l'edonismo, ma è lo spiritualismo. Liege è un complesso di dottrine, associazione come associazione, comprende un 25 milioni di persone diffuse nel mondo. Qui in Italia sì, ci sono pure, ma non sono molti. Sono i cosiddetti acquariani, l'era dell'acquario, perché l'era dei pesci, quella cristiana, è finita. Col 2000 cristianesimo è finito, le religioni storiche sono finite, quello che c'è di bello noi lo prendiamo e lo applichiamo, salutiamo il cristianesimo, il buddismo, il musulmanesimo, li salutiamo per il bene che ne ha fatto all'umanità, ma adesso nasce una nuova umanità, nuova religione, la religione dell'acquario, la religione nostra, in cui al centro c'è Dio, c'è l'uomo, l'uomo è Dio, l'uomo è salvatore di se stesso, quale peccato è peccato, quale salvatore è salvatore, quale Cristo è Cristo. Però tutto questo viene affermato nei libri di dottrina con la scrittura, con San Giovanni, con i padri della Chiesa, perché sono espertissimi nell'accettazione dei testi, e uno che legge resta incantato i testi di dottrina, perché sono corroborati da testi scritturali, per mezzo di San Giovanni, dei testi patristici, per cui si confonde l'idea. Tu sei Dio, la scrittura lo dice, voi siete dei. Oppure gli altri testi, se qualcuno mi ama, il Padre, ed io verremo a Lui, faremo abitazione in Lui. Oppure Cristo, non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cristo è Dio, e allora non sei tu che vive, ma è Cristo, è Dio che vive in te, tu sei Dio, lo dice la scrittura. Per cui con tutti i testi scritturistici provano l'errore. E allora in questo complesso non trova più posto né Cristo Signore, perché Signore sono io, né Cristo Salvatore, perché io non debbo essere salvato. Il peccato non esiste, è una disarmonia. Sono io con la mia tecnica, ecco il mondo tecnologico, quello nuovo, quello di Clinton, il grande tecnologo, ecco, con la nuova tecnologia io arrivo a salvare me stesso, a salvare la società, ma soprattutto io sono il salvatore di me stesso, perché con i livelli di coscienza supero la morte. Perché con le medicine alternative io arriverò a creare l'armonia in me e troncherò tutte le malattie. Le malattie non vanno curate con le medicine specifiche, ma con altri metodi. Per cui abbiamo le diverse scuole di medicina, Scientology, Kairi, cioè, poi tante scuole di medicina nuove, queste per la salvezza dell'uomo. L'uomo non ha bisogno né di salvezza fisica, né di salvezza morale, né di qualsiasi altra salvezza. L'uomo è il salvatore di se stesso,
per cui viene messa da parte Cristo come Signore, Cristo come Salvatore. E siccome alla base di Cristo Salvatore c'è il peccato, perché se non c'è peccato non c'è salvezza, perché Cristo è venuto per distruggere il peccato che è nell'uomo, il peccato che è nel mondo, e allora non c'è più posto per Cristo Salvatore. Già aveva detto Pietro davanti al Sinedrio, alla Chiesa ebraica, che deteneva così la rivelazione, e davanti al mondo, che non è stato dato agli uomini altro nome in cui l'uomo possa essere salvato se non Cristo Gesù. E oggi questa affermazione di Pietro viene scardinata. Non è Cristo Gesù che salva il mondo, ma è l'uomo che salva se stesso. E allora, fratelli e sorelle, noi dobbiamo ribadire la nostra dottrina. Qual è la dottrina cristiana? Primo, l'uomo è stato creato ad immagine di Dio. Porta l'immagine di Dio, il che significa che Dio è creatore, l'uomo è creatura. E la creatura non può mai essere creatore. Ci sono dei limiti. Dio creatore, l'uomo creatura. Però nella creatura c'è l'immagine del creatore e c'è la capacità di relazionarsi con il creatore. C'è la tendenza dell'uomo verso Dio da cui procede. L'uomo, secondo punto, l'uomo è decaduto. L'uomo è decaduto. L'uomo ha peccato. Quello che viene oggi negato. Il peccato è entrato in questo mondo. C'è il male in ordine morale, in ordine fisico, in ordine intellettuale nel mondo. E questo non si può negare. Per poco, dice qui la Gaudium stesso, capitolo 13, che l'uomo guarda in se stesso, trova la legge contraria. Ovidio diceva, vidi abbona proboque deteriora sequor. Io vedo il bene in me, lo approvo, ma mi appiglio alle cose cattive, perché sono trascinato dalla mia concupiscenza. Lo diceva San Paolo, l'uomo nella sua sapienza è caduto negli errori più madornali e anche nei vizi più nefandi, per cui c'è nell'uomo una scissione tra quello che è giusto e crede giusto e quello che fa che è ingiusto, ma non ci può fare niente. Dunque c'è un male in noi stessi. Lo stesso Paolo diceva, ci sono due leggi dentro di me, la legge del bene, la legge di Dio, e la legge della carne, la legge del peccato. Oibè, sono un uomo perduto, chi mi salverà? E diceva, la grazia di Dio. Per cui il bisogno della grazia, il bisogno di una forza nuova, ed è Gesù che è venuto a portare la grazia, la forza nuova, prendendo l'uomo in se stesso e dando il suo spirito, lo Spirito Santo. Ma l'uomo di oggi non accetta Cristo, si realizza così il Salmo II, non vogliamo che costui regni su di noi. Non accetta lo Spirito di Cristo, ma noi carismatici, che siamo all'avanguardia, perché lo Spirito Santo ha suscitato noi nella Chiesa e nel mondo, per proclamare che Gesù è il Signore, che Gesù è il Salvatore. Dobbiamo ribadire che Gesù è l'unico vero Signore,
e che lui è salvatore dell'uomo, e che l'uomo viene salvato mediante lo Spirito, mediante la grazia, e può raggiungere Dio, può diventare anche Dio in Cristo Gesù, come creatura, mediante Cristo, in Cristo, nella forza dello Spirito. L'uomo da se stesso può prendere tutte le vie che vuole, ma queste vie non raggiungeranno mai l'obiettivo, il traguardo. Soltanto uno, e così colui che ci può far raggiungere il traguardo, ed è Dio stesso che è venuto a noi in Cristo, il quale disse: io sono la via e io sono la verità e la vita. Soltanto Gesù è la via per ascendere al cielo e diventare come Dio, per ritrovare la sua felicità in Dio, in Lui, in questo Cristo, e anche la verità ed anche la vita. Amen. Allora vediamo se c'è qualcuno che vuole qualche delucidazione, però attinente, non di altro genere. Sono movimento, e il movimento della scienza umana, certamente che i cattolici sono mantenuti cattolici, ma le scienze umane, positivismo, illuminismo, poi marxismo, ateismo, percorrono questa strada, percorrono questa strada. Gesù dice, nell'ultima settimana della sua vita, non rifiuti il titolo di Signore. I discepoli tante volte lo chiamavano Signore, ma lui si chiamava il figlio dell'uomo. Questo alludendo al profeta Daniele, che presenta il Messia come il figlio dell'uomo. Però negli ultimi giorni della sua vita ama di essere chiamato Signore. Nella diatriba con i farisei, i sadducei, gli scribi, egli li mette in difficoltà quando gli dicono: con quale autorità hai fatto questo? Bene, io vi risponderò quando voi risponderete a questa mia domanda. Come mai Davide dice il Signore al mio Signore, siede alla mia destra, se è il Signore, se è il Figlio, com'è il Signore? E allora quel figlio di Davide, cioè il Messia, così viene chiamato via Davide, è il Signore, come il Signore, il figlio di Davide, è il titolo del Messia. E allora, se il Messia, il figlio di Davide, è il Signore, come mai voi negate il titolo di Signore a colui che dimostra di essere il Messia? Va bene? Se Davide lo chiama suo Signore, chi siete voi che dite che non è il Signore? Per gli ebrei il Signore era Yahweh, capito? Comunque ama essere chiamato Signore. Kyrios Signore degli ultimi giorni della vita di Gesù e dei primi cristiani era il Signore Gesù, il Kyrios, il Signore. Come dottrina era lo sganciamento da Dio, questo era, perché tutto era sacralizzato, e allora il laicismo è come una reazione alla sacralità. E allora c'è una distinzione tra il sacro e il profano.
Allora, il laicismo è come sinonimo di profano, di non sacro, mentre quando noi diciamo il laico, laico è una parola classica che significa popolo, laos, popolo, il popolo di Dio. Tutti siamo popolo di Dio, tutti siamo laici. Tra i laici poi si distinguono quelli consacrati a Dio in maniera particolare, e sono i chierici, clericos, quelli che hanno scelto una via nuova. Laico è quello del laicismo, inteso in questo senso, però siamo laici, intendendo questo laici popolo, siamo popolo di Dio. Gesù, per rivendicare la sua divinità, usa tanti modi, si paragona al Padre. Se il Padre opera, anche io opera. Se il Padre risuscita i morti, anche io risuscita i morti. Se non credete a quelle che vi dico io, credete alle opere. Le opere che io faccio sono le opere del Padre. Poi, se non credete che io sono, e il nome di Yahweh, benedete nei vostri peccati. Per cui credere in Gesù come io sono è la salvezza. Chi non crede in Gesù io sono morirà nel proprio peccato. E così anche chi non mangia la carne, chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non vedrà la morte. Così non morirà. Da Padre Matteo, perché nelle catacombe cristiane i nostri progenitori raffiguravano il pesce. È un acrostico col quale i primi cristiani davano proprio i titoli di Gesù per quello che era. Praticamente ictus pesce in greco era Jesus Christos Theous Soter, Gesù Cristo, figlio di Dio, Salvatore. La spiegazione. Ecco, tutto quello che abbiamo detto nelle 3-4 lezioni è ictus, Jesus Christos, poi come ictus, Theou. Dios Soter, di Dio, Figlio, Salvatore. Tutte le lezioni, 4 lezioni sono nell'ictus. E quando i cristiani, siccome vigeva la disciplina dell'arcano, cioè per non esporsi, quando si incontravano non avevano lo stemma, la colombina o la croce, niente, disegnavano per terra un pesce. Per i pagani è cristiano, vabbè, perché per l'abitazione hanno fatto il pesce. Per questo ci sono dei pesci, va bene. C'è una bella iscrizione del secondo secolo dove è detto, si parla del pesce che una vergine ha preso. Però i pagani potevano leggere l'iscrizione funeraria in una lapide, e per un cristiano, e si parla un elogio. Parlava di quel pesce che la Vergine ha preso. Chi leggeva i pagani non capiva niente, ma il cristiano capiva. Chi è venuto in pellegrinaggio a Tagliavia sa che abbiamo chiesto delle delucidazioni a carattere anagrafico, ma anche per sapere quello che abbiamo intenzione di fare in questo anno sociale nuovo. La scheda è stata data a
tutti i fratelli e alle sorelle che hanno ricevuto l'esclusione. Però siccome alcuni per motivi particolari non potevano partecipare e non erano presenti, ecco, ne abbiamo, quindi desideriamo avere, diciamo, uno specchietto completo per quanto possa essere possibile. Nella scheda guardate, la catechesi è importante quanto la riunione di preghiera. Mi dicono che alla cassa, un piccolo gruppo ormai ridotto, alla preghiera sono 40-45, alla preghiera. Alla catechesi invece sono 60, cioè sono più di quelli della preghiera. Qui sono nel pieno, il mercoledì, sia il pomeriggio sia la sera, invece alla catechesi non vengono. Quindi c'è molto più bisogno di catechesi oggi che di preghiera. Le veste di preghiera si fanno a destra e a sinistra perché ci sono cenacoli, riunioni di preghiera, commenticole, ce ne sono tante in ogni punto.